Mi chiamo Shivam Lalit, faccio la quinta liceo scientifico, sezione B, e ho 18 anni. Sono Valentina Monetti, vengo dalla scuola Immacolata di Pinerolo e ho 19 anni. Sono Angelo Palella, faccio la quinta superiore scientifico. Abbiamo fatto il concorso di storia contemporanea, che è un'iniziativa che viene promossa dalla Regione Piemonte da un paio di anni. È partito come un gioco, come sì, lo vinciamo così andiamo a fare un viaggio. E in realtà poi si è scoperto tutto un altro percorso, è stato un lavoro interessante. La traccia di quest'anno che abbiamo svolto noi era quella della guerra civile spagnola. L'abbiamo esaminata dal punto di vista artistico, quindi dal punto di vista delle fotografie, dei reportage sulla guerra, che era diciamo una forma artistica che si andava via via sviluppando durante quel periodo. Noi ci siamo concentrati sul lavoro che è stato effettuato da due fotoreporter molto importanti. Gerda Taro e Robert Capar, due fotoreporter, sono stati appunto partecipi di dell'informazione che era riguardo la guerra civile spagnola. Grazie a loro abbiamo avuto delle testimonianze concrete della guerra civile spagnola. E poi abbiamo contestualizzato più o meno la guerra. Ci siamo indirizzati verso il tema del lasciare un segno nella storia. Quindi il valore della fotografia, dell'istante catturato e dell'intensità del momento. Una molto importante è per esempio quella in cui Capa è riuscito a immortalare il momento in cui un soldato viene colpito da un proiettile. Da qui ci siamo ricollegati all'artista contemporaneo Banksy e ai suoi graffiti, che sono naturalmente un esempio concreto del lasciare un segno, in questo caso appunto sui muri. Ogni anno mettono in palio delle mete a cui i vincitori appunto partecipano, e quest'anno la meta a cui noi abbiamo vinto è un viaggio a Linz in Austria, in cui appunto andremo a visitare dei campi di concentramento, tra cui quello di Mauthausen. Mi aspetto che sia un viaggio molto intenso e soprattutto dal punto di vista culturale, perché ci permetta di avvicinarsi a realtà che adesso non sono più vicine a noi. Sarà un'esperienza che cambierà alcuni comportamenti, penso, all'interno della società. Si dia risalto al valore della storia, che è appunto quello di non dimenticare mai il passato, in modo che non si ripeta nel presente e nel futuro. Molto spesso, ai giorni nostri, lo studente che studia storia non si immedesima nella situazione storica di cui sta parlando. Viene visto come qualcosa di già passato, che non ci riguarda direttamente. Ma credo che nel momento in cui ci troviamo lì, in un posto in cui miliardi e migliaia di persone sono state costrette a lavorare o sono state uccise, allora penso che la situazione cambi. La fotografia, diciamo che è l'espressione reale della memoria, quindi appena guardi la fotografia vengono in mente i ricordi, quindi riparte tutti i pensieri, vengono a galla tutte le cose passate, e quindi la fotografia, diciamo che è ciò che ci costruisce il passato in modo concreto. La fotografia, essendo un qualcosa di così comune, lascia all'interno di essa proprio un'emozione riferita al presente. Il fotografo può scegliere una qualsiasi prospettiva per immortalare un momento. Non è uno qualcosa di oggettivo, ma è una rappresentazione soggettiva del fotografo che ha scelto quella determinata prospettiva, quell'inquadratura, quella luce, quella situazione. Per cui una fotografia, un graffito, è una testimonianza soggettiva dell'artista stesso.